Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre su Resident Evil 2. Nell'episodio precedente eravamo riusciti a scappare da quella centrale di polizia. Ora la domanda che mi sorge spontanea è: ancora noi dovevamo trovare la... Oddio. Ok. La chiave di cuori che ci permetteva di aprire le ultime stanze. Presumo che si dovrebbe trovare adesso, quindi una volta fuori, ma una volta fuori dalla centrale, la domanda che mi sorge spontanea è: possiamo ritornare dentro? Perché io ancora ho una vaschetta. Oddio, aspetta. Aspetta. Ok. Io ancora ho questa vaschetta, questa cassa oggetti, questa camera oscura che ancora la dovrei aprire. Quindi ancora ho delle cose da fare. A meno che non posso entrarci io. Fammi fare una prova, eh. Allora, ragazzi, noi volendo possiamo anche ritornare indietro. Torno indietro. Mi faccio un ultimo giro per vedere se ci sono ancora cose da sbloccare. Perché ormai il Tyrant non ci dovrebbe. Non lo dovrei avere più che mi rincorre. Quindi, in caso ci siano cose nuove, ve lo faccio vedere. Altrimenti ci vediamo direttamente dove abbiamo iniziato l'episodio con Ada Wong che ci stava aspettando, eh. Ok, ragazzi, allora sostanzialmente non c'era niente da prendere. Solo delle munizioni che già ho finito. Erano, mi sembra, un 5. Basta. Ho esplorato quindi tutte le stanze. Mi manca solo questa, che credo che ci sia solo qualcosa, ma la sbloccheremo poi in seguito, in caso ritorneremo lì dentro. E le stanze con la chiave di cuori. Chiave di cuori che se io la trovo, se io la andassi a trovare, ritornerei subito qui perché voglio vedere sto ufficio del commissario e sta collezione privata. E vedere cosa c'è dentro. Proprio per completismo e per vedere, che so, se si sblocca un qualcosa, se sblocco qualcosa quando avrà finito tutte le stanze. Non lo so. Può anche essere. Intanto sto ritornando da Ada, che ho perso però la strada, eh. Qui non c'entra niente. Vabbè, ci vediamo direttamente da Ada Wong, che ci aspettava dall'altra parte fuori. Eccoci qua. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical No. company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Da quello che so, la Umbrella Corporation era conosciuta per produrre farmaci, And that's why I'm looking for normalmente, Nightcrawler. però. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Dovrebbe essere la moglie. Annette dovrebbe essere la moglie di Martin. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Ok, allora, da quello che mi ricordo io, nelle fogne c'erano sanguisughe, ragni, che odio Can't imagine a real scientist profondamente. being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Quindi, e mi ricordo che c'erano anche dei strani esseri che erano simili a delle piante mutate. Non so adesso quali nemici sono stati rifatti per quanto riguarda Resident Evil 2 il remake. Nel caso qui la strada è sempre Jesus. solo una. Oddio. That earthquake? I sure as hell hope so.
Me la fa vedere la mappa? Ah, ok, qui è solo una mappa normale, quindi. Non c'è niente che però mi possa aiutare, solo delle munizioni. Mi prendo il fucile. Qui mi sembra un'area abbastanza grande. Coccodrillo! Beh, questo dovrebbe essere il coccodrillo di Resident Evil 2. Che però Leon lo incontrava quando era da solo. Se mi ricordo bene. Macchina da scrivere. Baule. Bene, nel baule non c'ho niente. No, non c'ho niente. E neanche devo posare cose. Posso posare solo questo. Ma non mi serve lo spazio. Vabbè, dai. Ed è scomparsa. Ecco. Non posso parlarti, vero? Vediamo. Andiamo. Basta che non mi fai vedere ragni. Se mi fai vedere ragni, mi fai schifo. Allora, ragazzi, questa è una camera abbastanza grande, quindi ci potrebbe essere un ulteriore boss fight. Munizioni per la pistola. Non sto trovando più munizioni per la Magnum, Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Ok. Oddio. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Che è Resident Evil 4 al contrario. Oh, oddio. Non so cosa fare, ragazzi. Holy shit! Mi ha ammazzato. Ok. Rifacciamolo. Forse da quello che ho capito devo spostarmi così che lui non mi se continua a correre in linea retta diventerai cibo per alligatori. Muoviti a destra e sinistra, quindi presumo. Ok, salta. Oh, di come mi sto muovendo. Wow. Spara, spara. Ma devo sparare io. Wow, tutto questo era. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Però bello. Allora, questo era. Mi ricordo che è stato molto voluto dai fan della serie. Il ritorno dell'alligatore. Lo volevano moltissime persone. Fammi prendere qualcosa, per favore. What the hell was? Just get up here. Ok. Ah, non posso prendere altre cose, ok. Era bello lungo, Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Alla seconda volta,
Quindi, vediamo cosa. Non so dove stiamo andando assolutamente. Siamo nelle fogne. Saliamo? Tocchi tu, tocco io. Dov'è il tasto? Ecco. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Ok, una stanza normale. Un'altra area di salvataggio. Mi preparo. Ma sì, dai. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Expect that from a scientist? Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. It's not on her. It must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run, Annette, but you can't hide. Ok, allora questo doveva succedere perché ovviamente anche nella versione per PlayStation 1 c'era il Leon fasciato. Direi che per questo episodio può essere anche tutto. Wow. Ci vediamo al prossimo, sempre su Resident Evil 2. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like e di commentare se volete. Ci vediamo alla prossima.